Ciao a tutti. Ciao. E benvenuti a Salò. Quindi il bello del viaggiare non è solo fare tanti chilometri, ma siamo anche fortunati, essendo veneti, a essere vicini al Lago di Garda. Hanno appena suonato le campane, mezzogiorno in punto, noi stiamo già mangiando. Siamo come gli svizzeri ormai. Ci è bastato solo una volta toccate fuga a Lucerna, sono stati più precisi di loro. E comunque, con vista al lago. Dovete sapere, io e Emily ieri stavamo curiosando sul nome dell'origine Salò. E abbiamo capito che non c'è una vera e propria origine del nome, però c'è qualcosa che potrebbe esservi utile sapere. Ci sono varie denominazioni, una è di origine etrusca, deriva dalla regina etrusca Salodia, altre invece lo fanno risalire al termine latino Salodium, che sono le ricche stanze di epoca romana delle ville che stanno sul lago di Garda. Quindi non andiamo solo a viaggiare, ma siamo anche curiosi di scoprire quello che vediamo e quindi capite bene che siamo dei veri studiosi. No, non ci credo nemmeno io di quello che ho detto, però. Siamo arrivati in Piazza Duomo e infatti alle nostre spalle c'è l'edificio religioso più importante della città, ovvero il Duomo di Salò, progettato da Filippo delle Vacche nel XV secolo. Ricollegandoci al discorso che siamo studiosi, beh, a parte gli scherzi, il bello di poter viaggiare è poter venire, toccare con mano i luoghi che una volta sentivamo soltanto parlare o leggevamo sui libri di scuola. Infatti Salò sappiamo benissimo che è stato molto importante per quanto riguarda Mussolini, che aveva portato proprio qui i ministeri più importanti quali esteri, la cultura italiana e l'agenzia Stefani, e anche aveva portato qua a Salò per il discorso di essere più vicini alla Germania nazista per permettere loro il controllo sullo Stato italiano. Dovete sapere che a Salò siamo venuti l'anno scorso, quindi quasi un anno fa giusto, ci siamo andati anche più vecchi. Parla per te. E beh, gli anni passano anche per te. Comunque, Salò per la seconda volta ci ha incantato ancora tantissimo. Bellissima città, quindi se siete in zona passateci perché merita sempre. Abbiamo cambiato città ed è cambiato il tempo, adesso piove e dietro a questo ombrello c'è la chiesa di San Martino, che è il patrono di Peschiera, però comunque ha il suo fascino anche con la pioggia, era meglio col sole, però ci dobbiamo adattare, il viaggio può capitare sempre di tutto. Rieccoci, si è fatto buio, intanto abbiamo anche la pancia piena, abbiamo mangiato un buon hamburger. Comunque siamo quindi a casa, siamo arrivati sani e salvi, devo ringraziare la guidatrice Emily. Prego, prego, non ci di che. E soprattutto anche grazie per averci accompagnato in questa avventura anche stavolta. E niente che dire, quindi avete visto, è stata una giornata relax, quindi siamo andati a Salò, poi a Peschiera. E adesso buonanotte e ci vediamo alla prossima. Ciao!